puliscici gli occhiali e prepara la tua mente. Ecco 12 indovinelli per mettere alla prova la tua capacità di osservazione. Se sei pronto a mettere alla prova la tua vista per i dettagli e il tuo pensiero laterale, beh, questi indovinelli sono pane per i tuoi denti. Dopo ogni domanda avrai 10 secondi per capire la risposta corretta. Se in qualsiasi momento dovessi aver bisogno di più tempo, sentiti libero di mettere in pausa il video. Non sarà come parare, promesso. E mi raccomando, clicca sul tasto iscriviti e attiva le notifiche per unirti a noi. Sul lato positivo. Ok, si inizia! Numero 1. Trova le parole nascoste. A prima vista ti sembrerà una tipica scena che si vede in piscina, ma c'è molto di più di quanto pensi. In questa immagine, infatti, ci sono 4 parole nascoste, in inglese. Dai, sono facili! Sei abbastanza veloce e attento da trovarle tutte in 10 secondi! Speriamo ti sia bastato il tempo per trovare le parole nascoste. Happy, pool, summer and water. Quali hai trovato? Facci sapere nei commenti. Conti a mente. Vediamo come te la cavi con i calcoli a mente. Sei pronto? Aggiungi 1000 a 40. Ora aggiungi di nuovo 1000 e poi 30. Aggiungi altri 1000, poi aggiungi 20. Infine, somma di nuovo 1000 e poi ancora 10. Se la risposta che ti è venuta in mente è stata 5000, toppato! In realtà, la risposta corretta è 4100. Potevano sembrarti dei calcoli semplici, ma volevamo mettere alla prova la tua attenzione per dettagli. Allora, abbiamo 1000 quattro volte, quindi 4000. E 4000 più 40 più 30 più 20 più 10 uguale 4100. Numero 3. Addio pesci. Marco adora i pesciolini del suo acquario. Quando è uscito per andare a lavoro un mattino, dentro ce n'erano 10. Tuttavia al suo rientro, scoprì che 3 dei suoi pesci erano spariti. 4 erano morti e 1 era annegato. Brutta giornata, eh? Quanti pesci ci sono ancora nell'acquario? Speriamo che bastino 10 secondi per fare i calcoli. Indovina un po', i pesci sono tutti e 10 ancora nell'acquario. Perché non potevano uscire? Era chiuso. Ah, fregato! Numero 4. Prospettiva a volo d'uccello. Guarda attentamente questa piramide colorata. Carina, vero? E ora, guardala dall'alto. Devi fare in fretta per capire in 10 secondi quale di queste viste dall'alto, A, B, C o D, corrisponde alla piramide originale. La risposta corretta è la C. Questa è l'unica vista dall'alto in cui i colori corrispondono a quelli della piramide. Aia, questo non era facilissimo. Numero 5. Cosa c'è che non va? Riesci a capire cosa c'è di sbagliato in questa immagine? Ancora una volta, presta attenzione ai minimi dettagli. Tic-tac, il tempo passa. L'intruso in questa foto è il pappagallo. Come ci è arrivato? Questi uccelli tropicali di certo non amano l'inverno. Numero 6. Biscotti rubati. Un giorno, John, padre di 4 bambini, andò a farsi una passeggiata. In realtà, però, non era uscito per prendere una boccata d'aria. Voleva fare uno spuntino.
ovvero mangiarsi i suoi biscotti al burro di arachidi. A casa non poteva farlo, perché sua moglie era allergica alle arachidi, mentre i figli erano in punizione. Quindi niente dolci per una settimana. Ma quando aprì la borsa, la trovò vuota. I biscotti erano spariti. Quando John tornò a casa, invitò tutti i bambini nel soggiorno e chiese chi di loro aveva mangiato i biscotti. Christopher, il più piccolo, disse che stava giocando con il suo trenino giocattolo. Robert rispose che aveva aiutato sua mamma a preparare una torta in cucina. Lisa disse che anche lei era stata in cucina. Aveva aiutato la mamma a fare un dolce al burro di arachidi. Il figlio maggiore, David, disse che era stato di sopra a fare i compiti. Ma il papà non veniva mica dalla montagna del sapone. Indovinò subito chi era il colpevole. E tu? Riesci a capirlo in soli 10 secondi? Era stata Lisa. Dato che la moglie di John è allergica alle noccioline, direi che è altamente improbabile che stesse preparando un dolce al burro di arachidi con la figlia. Numero 7. L'emoji nascosta. Guarda attentamente questa immagine. Ah, la primavera. Ma riesci a trovare una piccola emoji nascosta? Ricorda, puoi sempre mettere in pausa se hai bisogno di più tempo. Ah, eccola! Pensavo che non l'avrei mai trovata. Numero 8. Tragedia al ristorante. William, uomo di affari di successo, è stato ucciso nel ristorante in cui stava mangiando. Il criminale può essere stato solo un altro cliente del posto. Quando è arrivata la polizia, sono stati tutti interrogati. Karen ha detto al detective che stava scrivendo un nuovo capitolo nel suo libro. Paul ha detto che stava in fila per il bagno. Mara si era appena messa il cappotto dopo aver pagato il conto. Robert stava chiacchierando al telefono con la sua ragazza. Gli investigatori ci hanno messo pochissimo ad acciuffare l'assassino. Tu riesci a fare lo stesso in 10 secondi? Il colpevole è Paul. Oltre a Paul e alla vittima, c'erano solo altre 3 persone nel ristorante ed erano tutte occupate a far qualcosa. Pertanto non poteva esserci fila per il bagno. Numero 9. Omicidio a mezzanotte. Susan viveva con la sua amica Linda da ormai 3 anni. Un giorno rincasò tardi dal lavoro. Nell'appartamento non vide nessuno. Era così esausta che si preparò la cena e se ne andò nella sua stanza a guardare la TV. Tuttavia, verso mezzanotte, Susan fu uccisa. Quando arrivò la polizia, furono interrogati i 3 sospetti. La compagna di stanza di Susan, Linda, la sua amica Kira e il suo fidanzato Matthew. Linda disse agli agenti che aveva preso dei sonniferi e che quindi aveva dormito tutto il dì. Kira disse che era passata da Susan poco prima della mezzanotte e che la sua amica stava bene, era solo un po' stanca. Matthew disse che era stato lui a trovarla morta alle 2 di notte, dopo aver staccato a lavoro. Riesce a capire chi è l'omicida in 10 secondi? L'assassino è Linda. Ha detto che dopo aver preso i sonniferi ha dormito tutto il giorno, ma a mezzanotte certo doveva essere svegliata. Numero 10. Di chi è il cucciolo? Riesci a capire a chi appartiene il cane guardando questa immagine? Un piccolo suggerimento. Fai attenzione a tutti i dettagli. Non sai mai cosa ti può aiutare. Sei arrivato alla conclusione che il padrone del cane è quello tutto a destra? Se sì, allora ci hai preso. Eh sì, è l'unico che non sta cercando di accarezzare il cane incuriosito. Numero 11. Trova l'assassino. Un giovane
è stato accoltellato nel bagno di un famoso ristorante. Ma santo cielo, se è quello di prima! Direi che ordino a portar via. È ovvio che l'assassino è qualcuno che stava mangiando lì. Concentrati sull'immagine e trova l'autore del reato. Sii veloce. Ricorda che hai pochissimo tempo. L'assassino è l'uomo al tavolo numero 4. La sua maglietta sembra strappata, come se si fosse azzuffato con qualcuno. Ma soprattutto, sta cercando di mangiare la sua bistecca senza coltello, perché non ce l'ha, deve averlo usato per pugnalare la vittima. Numero 12. Un pozzo raccapricciante. Richard stava tornando a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Camminava nel parco quando qualcuno lo colpì alla testa da dietro. Dopodiché si svegliò in un pozzo. Per fortuna l'acqua non era troppa. Ma non appena Richard tentò di uscire dal pozzo, si rese conto che le pareti erano troppo scivolose. Poi si accorse che c'era un secchio che pendeva. Il secchio non era altissimo, ma per quanto ci provasse, il povero Richard non riusciva a raggiungerlo. Tuttavia, dopo aver riflettuto un po', trovò la soluzione. Solo 15 minuti dopo era fuori, sano e salvo. Riesce a capire come è riuscito a fuggire Richard? Si tolse le scarpe e ad una le gettò nel secchio. Il peso ha fatto sì che il secchio scendesse, così Richard è riuscito a fuggire. Prossimo obiettivo per questo genio di Richard? Scoprire chi diamine lo ha buttato giù nel pozzo. Allora, amico del lato positivo, quanti indovinelli hai azzeccato? Facci sapere nei commenti. Ricordati di mettere mi piace al video ed inviarlo ai tuoi amici per sfidarli. Ah, e non dimenticare di cliccare sul tasto di iscrizione per rimanere sul lato positivo della vita.